Signore e signori, benvenuti all'Ambasciata d'Italia a Parigi. Oggi celebriamo la festa della Repubblica Italiana, la festa degli italiani, il momento di unità del nostro paese. Siamo all'interno dell'Hotel de la Rochefoucauld d'Oudoville, sede dell'Ambasciata d'Italia a Parigi, che oggi accoglierà una serie di performance artistiche per un viaggio virtuale nel nostro incredibile patrimonio culturale. I protagonisti saranno i giovani talenti dell'Académie de l'Opéra di Parigi, i ballerini italiani Les Italiens de l'Opéra de Paris, l'Associazione Culturale Italiana Les Ateliers de Cribaud, i bambini della seconda elementare della Scuola Statale di Parigi Leonardo da Vinci. Insieme a loro ci immergeremo nella storia della nostra musica, della nostra danza, nella magia della nostra poesia e ripercorreremo parte del viaggio di Dante Alighieri nel 700° anniversario della sua morte. Lasciamo ora spazio all'esecuzione dei due inni nazionali e ai saluti dell'ambasciatrice d'Italia in Francia, Teresa Castaldo, e del ministro degli affari europei, Clément Beaune. Cari amici, la situazione sanitaria ancora ci obbliga a celebrare virtualmente la nostra festa nazionale. Tuttavia, è con uno spirito molto più ottimista che oggi commemoriamo la nascita della nostra Repubblica il 2 giugno del 1946. Abbiamo vissuto un periodo difficile, segnato dal dolore per la perdita di innumerevoli vite umane e i nostri cuori sono rivolti alle famiglie in lutto. Segnato altresì questo periodo dalla sofferenza di coloro che vivono le conseguenze economiche e sociali di questa crisi. Abbiamo tutti scoperto con sgomento che gran parte di ciò che davamo per scontato non lo era. Allo stesso tempo, questo periodo è stato segnato anche da un crescente desiderio di rinascita, da un rinnovato impegno di tutti a resistere, a proteggere i più deboli, a riavviare la società.
Il personale sanitario ha svolto un lavoro eroico, a volte a costo della propria vita, e tutti i cittadini hanno contribuito alla lotta contro la pandemia in uno sforzo davvero unitario. Sono tre, credo, le parole chiave del periodo che abbiamo vissuto: resilienza, solidarietà, unità. Sono parole che ci rimandano alle origini della nostra Repubblica, nata con il referendum del 2 giugno del 1946, su impulso ideale di quegli italiani che resistettero ed ebbero il coraggio di lottare contro il fascismo e porre fine a una fase dolorosa della nostra storia. Come ha ricordato il presidente Mattarella lo scorso 25 aprile, i combattenti della resistenza erano persone molto diverse per cultura, idee politiche, religione, ma erano tutti uniti nella determinazione a non cedere, a combattere fino all'ultimo respiro, per ribaltare la tragica situazione in cui era caduto il paese. Ed è l'unità di cui siamo capaci nei momenti più difficili. Ieri era la guerra, oggi la salute e la crisi economica. Ma è con lo stesso spirito che dobbiamo ripartire. L'Italia, come la Francia e l'Europa, oggi hanno bisogno di tutte le energie possibili per la rinascita dei nostri paesi e della casa comune. Fortunatamente stiamo iniziando a vedere progressi e a guardare al futuro con maggiore fiducia. C'è un punto da sottolineare: non avremmo potuto, non potremmo farlo senza l'Unione Europea. Le istituzioni europee hanno per la prima volta messo in moto un coordinamento in materia sanitaria, di cui hanno beneficiato tutti gli Stati membri, e la scelta della Next Generation EU, impensabile prima della pandemia, darà un enorme impulso alla nostra ripresa economica e alla trasformazione delle nostre società verso quella che viene definita la doppia transizione ecologica e digitale. Anche in questo processo Francia e Italia hanno giocato un ruolo centrale. Colgo l'occasione per salutare il ministro degli affari europei Clément Beaune, vero e grande amico dell'Italia, che ci onora oggi di un suo videomessaggio. I nostri paesi sono uniti per rilanciare un'Europa più forte, più dinamica e soprattutto più credibile, che possa affrontare le sfide che ci attendono: il cambiamento climatico, la crescita, l'equità sociale, la gestione delle migrazioni, ma anche la lotta al terrorismo e sulla soluzione delle crisi regionali che circondano il nostro continente, dalla Libia al Sahel, dalla Bielorussia al Medio Oriente. In queste battaglie così decisive per il nostro futuro, i nostri paesi sono e rimarranno fianco a fianco. Cari amici, i rapporti tra Italia e Francia si stanno intensificando a tutti i livelli in un clima di rinnovata fiducia reciproca. Il legame tra i nostri paesi è un'amicizia che definirei fraterna, indissolubile. Non è stato sempre facile, ma abbiamo lavorato insieme ogni giorno con gli amici francesi, che oggi voglio ringraziare: tutte le autorità governative, i rappresentanti del Parlamento, ma tutti, proprio tutti gli amici che non ci hanno mai fatto mancare il loro sostegno. Abbiamo ancora negli occhi le immagini del presidente Macron, che rende omaggio alla città di Napoli all'ultimo vertice bilaterale, quando già era iniziata la crisi sanitaria. Oggi ci attendono nuovi importanti passi: la visita di Stato del presidente della Repubblica Mattarella, la conclusione del Trattato del Quirinale, il vertice bilaterale in autunno. Passi che renderanno la collaborazione sempre più stretta e basata su un approccio franco, trasparente, continuativo in tutti i campi, anche quello della comune lotta al terrorismo. La collaborazione tra Italia e Francia ha anche una dimensione economica formidabile. Siamo partner essenziali l'uno per l'altro. 4.000 aziende binazionali testimoniano una profonda integrazione industriale. E vogliamo insieme partecipare a diversi progetti europei in settori strategici, dalla salute e speriamo anche al settore spaziale, vera risorsa per il nostro futuro. La cultura è un forte cemento della nostra identità più profonda. Leonardo, Raffaello, l'arte contemporanea sono solo alcuni esempi dell'impegno comune per promuovere un patrimonio di competenze, capacità e bellezza unico al mondo. Ed entrambi abbiamo a cuore tutti gli artisti così profondamente colpiti dalla crisi. Francia e Italia saranno al loro fianco affinché la cultura sia strumento di cura
delle nostre identità e di rilancio delle nostre economie. Cari connazionali, è stato un anno difficile quello che ci lasciamo alle spalle. La pandemia ci ha tenuto fisicamente lontani, obbligandoci a nuove modalità di lavoro, ma sempre con un unico obiettivo, quello di poter rispondere nel modo migliore alle vostre esigenze, malgrado tutte le difficoltà. Ringrazio quindi di cuore i nostri 5 consolati generali, i 4 istituti di cultura, i membri del CGE, i Comites, tutti i rappresentanti delle nostre istituzioni che sul territorio francese svolgono un lavoro prezioso per tutti noi. È davvero con grande affetto che voglio salutare tutti gli italiani in Francia, una comunità di ricercatori, imprenditori, giornalisti, cuochi, tanto numerosa quanto vivace e sempre al nostro fianco, anche nelle situazioni più critiche. Siete portatori di uno spirito autentico, di reciproca conoscenza, uno spirito che alimentiamo insieme ogni giorno e che in questa fase di rinnovato slancio delle relazioni tra Italia e Francia aiuterà a rafforzare la partnership strategica fra i nostri paesi. Ringrazio infine di cuore tutti coloro che hanno partecipato con entusiasmo e passione alla realizzazione di questo video. Tante energie italiane in terra di Francia che si fondono con l'amore per l'Italia degli amici francesi. Un omaggio congiunto al nostro meraviglioso paese. Viva la Repubblica, viva l'Italia! A tutti gli italiani che vivono in Francia, buona festa della Repubblica. Je vais vous souhaiter une très bonne fête, une très heureuse fête de la République en ce 2 juin, et dire à cette occasion à quel point les relations entre la France et l'Italie sont importantes. On les célèbre parfois trop peu, mais je crois qu'elles nous relient d'une façon unique, parce qu'elles ne sont pas simplement des relations politiques, diplomatiques, elles sont d'abord des relations humaines, culturelles, profondes, qui relie nos deux sociétés depuis si longtemps. Et même dans les périodes difficiles que nous avons parfois vécues entre nos deux pays, entre nos deux gouvernements, cela peut arriver, ce sont nos liens humains, c'est cette conviction profonde que nous serons durablement ensemble qui nous a fait tenir et qui nous a fait surmonter toutes les épreuves. Je veux dire aussi que dans la période que nous vivons, les relations à tout point de vue sont excellentes entre nos deux pays. Je crois qu'il y a un vrai moment franco-italien à saisir. Et je sais, je souhaite qu'en 2021, nous signions un traité bilatéral qui commémorera, structurera, ancrera encore davantage l'amitié entre nos deux pays et créera un réflexe franco-italien dans tous les aspects diplomatiques, internationaux, économiques, scientifiques, culturels de nos relations. Je veux souligner aussi à quel point, dans la crise, la France et l'Italie se sont tenues côte à côte. Nous sommes voisins, nous sommes amis, nous sommes alliés. Nous avons fait face ensemble à cette crise de la Covid. Je sais à quel point l'Italie en particulier, bien sûr, a été touchée, la première, parfois de la manière la plus dure. La France a été là, nous n'avons jamais voulu fermer nos frontières, nous replier. Je me souviens aussi du sommet de Naples, le dernier sommet bilatéral qui a relié la France et l'Italie et qui a marqué, même au début de cette pandémie, que nous étions là, à côté, ensemble et que nous faisions face. Nous avons eu des moments de difficulté dans cette crise, bien sûr, mais nous avons aussi défendu ensemble la solidarité européenne. C'est grâce à l'Italie et à la France, agissant de concert, que nous avons créé un plan de relance européen qui va commencer à enfin déployer ses effets dans les tout prochains jours. C'est notre pays, nos deux pays, qui l'ont conçu ensemble, nous devons en être fiers. Et la coopération européenne doit continuer, elle est très convergente entre nos deux gouvernements et nos deux pays. Nous sommes en fait d'accord sur presque tout. Nous ne le faisons peut-être pas assez savoir ou assez valoir. Et donc je souhaite, comme secrétaire d'État aux affaires européennes, que dans les prochains mois, il y ait cette visibilité franco-italienne encore plus forte. Merci, on a besoin de cet engagement humain qui est le sel, l'essentiel de la relation franco-italienne. Je sais que vous y êtes très attachés, tous les Italiens de France, tous les Français aussi, tant attaché à l'Italie. Nous continuerons, j'espère que l'été sera l'occasion de cette célébration. Merci encore. Buona festa della Repubblica a tutti. Sono un poeta. Un grido unanime. Sono un grumo di sogni. Sono un frutto
innumerevoli contrasti di innesti, maturato in una serra. Ma il tuo popolo è portato dalla stessa terra che mi porta, Italia. E in questa uniforme di tuo soldato mi riposo come fosse la culla di mio padre. In omaggio al programma in corso tra le Accademie dell'Opéra National de Paris e del Teatro dell'Opera di Roma per la formazione dei giovani artisti, le voci dei nuovi talenti lirici dell'Opéra risuoneranno ancora nelle sale dell'Hôtel de la Rochefoucauld du Deauville. Ecco a voi il concerto dell'Académie de l'Opéra National de Paris con la mezzo-soprano Marie-Andrée Bouchard-Lezieux, accompagnata al pianoforte da Alessandro Praticò.
Io li conosco i domani che non arrivano mai. Conosco la stanza stretta e la luce che manca da cercare dentro. Io li conosco i giorni che passano uguali, fatti di sonno e dolore, e sonno per dimenticare il dolore. Conosco la paura di quei domani lontani, che sembra il binocolo non basti. Ma questi giorni sono quelli per ricordare le cose belle fatte, le fortune vissute, i sorrisi scambiati che valgono baci e abbracci. Questi sono i giorni per ricordare, per correggere e giocare. Sì, giocare a immaginare domani, perché il domani, quello col sole vero, arriva e dovremmo immaginarlo migliore per costruirlo, perché domani non dovremmo ricostruire, ma costruire e costruendo sognare, perché rinascere vuol dire costruire insieme, uno per uno. Adesso però state a casa pensando a domani. E costruire è bellissimo, il gioco più bello. Cominciamo. La classe e raffinatezza dello stile francese, unite al cuore indomito e pulsante italiano, si invitano tra noi. Si esprimeranno sotto forma di passi di danza, di sguardi carichi di passione, di movimenti e respiri artistici creati e proposti da alcuni giovani artisti del gruppo Les Italiens de l'Opéra de Paris, guidati dalle note della stupenda musica interpretata al pianoforte dal maestro Andrea Turra. La speranza e l'arte prendono vita, danzando ed ispirando tutti noi. Thank you.
Poi mi rivolsi a loro e parlai io e cominciai. Francesca, i tuoi martiri a lacrimare mi fanno tristo e pio. Ma dimmi, al tempo dei dolci sospiri, a che e come concedette amore che conoscesti i dubbiosi disiri? E quella a me, nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria. E ciò sa il tuo dottore, ma sa conoscere la prima radice del nostro amor tu hai con tanto affetto, dirò come colui che piange e dice: noi leggiavamo un giorno per diletto di Lancialotto come amor lo strinse. Soli eravamo e senza alcun sospetto, per più fiati gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso, ma solo un punto fu quello che ci vinse. Quando leggemmo il disiato riso, esser baciato da cotanto amante, questi che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro, e chi lo scrisse, quel giorno più non vi leggemmo avante. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangea sì che di pietade io venni men così come io morisse. Caddi come corpo morto cade. All'inizio c'è un'ipotesi, un mistero. Il viaggio di Dante Alighieri a Parigi, raccontato da Boccaccio. L'appuntamento allora non può che essere alla Rue Dante, all'angolo con Rue Galande. È da lì che parte questa flânerie théâtralisée sui passi di Dante, attraverso la quale gli attori dell'associazione culturale Les Ateliers de Cribaud ci porteranno a seguire il sommo poeta e a scoprire con gli occhi e con la fantasia angoli inesplorati di questa città. Oggi, per tutti noi, un'anteprima di questo viaggio così evocativo. Quell'occhio magico aveva un non so che di dispotico e penetrante che afferrava l'animo con uno sguardo greve e colmo di pensieri, uno sguardo brillante e lucido come quello delle serpi o degli uccelli. Il viso magro e asciutto portava anche le tracce di passioni infelici. Il naso cadeva diritto e si prolungava in modo da sembrare trattenuto dalle narici. Le ossa del viso erano nettamente marcate dalle rughe lunghe e diritte che solcavano le guance scarne. Al di sopra dell'uragano dipinto su quel volto, la fronte tranquilla si slanciava con una specie di baldanza e lo coronava come di una cupola di marmo. L'animo, il corpo e l'abito si armonizzavano in maniera da impressionare le immaginazioni più fredde. Benché di statura media, pareva grande, ma guardandolo in viso, era gigantesco. Fui un leone sognante nel deserto che parlava la notte scura con la voce tonante. Ora sono uomo e mi chiamo Dante. Qualcuno che la s'allunga, mi spieghi questo mistero. Il cielo è di tutti gli occhi, di ogni occhio è il cielo intero. È mio quando lo guardo, è del vecchio, del bambino, del re, dell'ortolano, del poeta, dello spazzino. Non c'è povero, tanto povero, che non ne sia il padrone.
Il coniglio spaurito ne ha quanto il leone. Il cielo è di tutti gli occhi ed ogni occhio, se vuole, si prende la luna intera, le stelle comete, il sole. Ogni occhio si prende ogni cosa e non manca mai niente. Chi guarda il cielo per ultimo non lo trova meno splendente. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. 2021. In una Parigi in piena pandemia, il tempo scorre come l'acqua sui gradini di un museo, ormai deserto e disabitato. Una sedia al centro di uno dei viali dei giardini delle Tuileries attende un bambino. Il mondo precedente sembra allontanarsi, a passi svelti, tra riflessi di acque e figure che si specchiano da grandi finestre. Soltanto la forza dell'amore, cantata nel sonetto di Dante Alighieri del libro 26esimo della Vita Nova e recitata dai bambini, riesce a far togliere la maschera che tiene prigionieri, che nasconde e rende anonimi per ritrovare la libertà, la speranza e la gioia di vivere. Thank you.